Ah, finalmente sono andato in vacanza. Non ne potevo più a stare con quel vicino futuristico in quella città. Ah, finalmente un po' di bel relax. Ah, meno male che sono andato in questo bellissimo... Povero illuso. Oh mio Dio! Dove sono finito? No! Perché? Perché è tutto così? Perché è tutto rosso in una mano? No. Questa è opera del vicino futuristico. Ho visto vicino futuristico. Cioè, Fili. No. Ma Fili era morto. Fili era morto. Come ho fatto a rinascere? Perché? Perché ci sono tutti questi blocchi? E adesso che cosa dovrei fare? Magari questo schermo dice qualcosa. So, si attiva. Buonasera, caro. Sto cercando Vendetto. Hai ucciso mio padre. E niente. Oddio. Io ti auguro una buona fortuna. Ma spero neanche questa buona fortuna. E niente. Benvenuto nel futuro, ovvero nel 2040. Nel 2040? No, deve essere un errore. Deve essere un errore, ma... Ma che devo fare? Dovrei cliccare il pulsante, no? Vabbè, non mi rimane altra scelta, ok, lo faccio. 3, 2, 1, via! Che cosa è successo? Dove sono? Ok, sono sempre... Che cosa sta fuori? Oh mio Dio, questo non è il mondo normale. Lì ci sta un palazzo. Ok, muoviamoci ad aprire perché non so cosa mi aspetta. Allora, che cosa sta... Oh mio Dio! Dove... Sta pure piovendo! No, vabbè. Per quel dannato di Fox, ma... Firmato da Fili! No. Ok, allora lo leggiamo. Ok. Allora, benvenuto nel futuro. Ricorda che qui non è come il passato. Quindi non comportarti in modo strano in che senso, come tuo solito? No. Io non mi comporto in modo strano. Non mi sono mai comportato in modo strano, ok? Allora, non comportarti in modo strano come tuo solito. Sì. Prima che tu possa... Oh mio Dio, un fulmine. Oh mio Dio. Ok, continuiamo. Qua siamo protetti. Allora, prima che tu possa scomparire... Come scomparire? Ti ho preso una camera all'hotel più vicino. È la numero 100. Buona fortuna, Fili! È stato Fili. Ok, però adesso devo cercare l'hotel. Magari è quello. No, un attimo. Prima devo fare una corsa. Ok, usciamo. Oh mio Dio, è tutto bagnato a terra. Veloce, mi posso bagnare tutto ora. Ok, mi sa che è questo, perché vedo già delle camere. Quindi, sì, è questo quello più vicino. Veloce, corriamo. Ok, siamo a riparo. Allora, salve, buongiorno. Salve, sì, questo dovrebbe essere l'hotel. Ho preso la camera 100. Aspetta che controllo, perché non ho mai visto la sua faccia. È tutto strano, okay, poi okay. I suoi vestiti sono proprio rozzi. Allora, sto controllando il database. Vediamo, mi faccio vedere meglio la sua faccia. Sì, è proprio brutto e rozzo. Ok, allora, signor Foxy. Ah, sì, per caso lei è uno youtuber. Vabbè, se lo definisce così, va bene, sì. Va bene, in teoria qua mi dice che è morto ben 20 anni fa. Però va bene, le crederò. Tenga le chiavi. Ma stavo guardando il mio canale, vedo. Sì, perché sto cercando nei database. Okay. Va bene, ok. Dov'è la camera? La accompagno io. Ok, va bene. Ok. Mi segua, per favore. Ok. Che è successo? Nulla, dovrei aver avuto qualche... Le posso ridere? No, non mi fa ridere. Ok, perfetto. Allora, stia tranquilla. Mi segua, per favore. Ok. Qui sopra? Sì, mi deve seguire, non è che deve andare prima di me. Vada. Sto andando, non si agiti. Non si preoccupare, sono dei bug di sistema, a volte capita... Ecco qua, questa è la sua stanza. Oh mio Dio, ma è grandissima. Oh no, vabbè, ma ci sta pure il computer. Ma... Già è tutto installato e tutti i suoi dati. Come tutti i miei dati? Ma dove li avete presi tutti i miei dati? Non guardi le porte, è un bug. Come un bug? Signore, ma vedo che lei è molto arretrato negli anni. Ma come molto arretrato? È tutto perché così... perché deve... Deve sapere che noi abbiamo tutto di tutti ormai nel 2000...
Non guardi dietro, per favore. Non si preoccupi, è un altro bug. Scusi. Ok. Noi sappiamo tutto di tutti perché nel governo è stato deciso così. Ma capisce? Ma scusi, un'informazione. Tutti. In che anno stiamo? Siamo nel 2040, signora. Come nel 2040? Cioè, mi pare che è ovvio. Vabbè, è ovvio. Sta male, No, non mi ricordavo perché. No. Sia tranquillo, non mi ricordavo, giusto. Va bene. Va bene, le illustro un attimo la stanza, ok? Ok. Allora, qua c'è un PC dell'ultima generazione con una scheda video GTX 5500, ok? 5500, oh mio Dio. È abbastanza scarsina, però dai, non penso che le serva così. Ok. Poi qua c'è un po' di cose per decorazione, non rompi nulla se non deve pagarle. Ok. Ok. Qua c'è la TV 64 pollici ultra surround. E ovviamente i canali sono piratati. Ok. Cosa? Poi qua c'è un pianoforte, ma vedo che secondo me nemmeno lo sa che cos'è, quindi. Ma è un pianoforte, si sa, vabbè. Non penso che lei lo sa suare. No, infatti. Appunto, quindi, appunto. Ok. Allora. E qua c'è il suo bellissimo letto che è automatico, le dà pure la buonanotte. Se schiaccia il pulsante, fa per la luce. Buonanotte. Oddio, ha detto buonanotte veramente, ma... Ok. Esatto, guarda, se lo schiaccio all'infinito, dirà buonanotte all'infinito. Buongiorno. Basta. Ok, grazie, Alexa, è sempre un piacere. Ok, in effetti. Ma c'è anche Alexa in questa camera? Certo, Alexa... Ciao tizio con gli occhiali neri con la faccia da schiaffi. Vedo, sì. Ok, comunque questo è un telefono, può chiamare la segreteria per avere, non lo so, il servizio in camera. Non si preoccupi, è un bug, non guarda. E poi arriva la parte più importante tecnologica della casa. Sì. Ok, il bagno. Oh mio Dio, che cos'è questo? È un bagno che le pulisce anche il culo. Cosa? Ha lo spruzzino intregato. Ovvio. Sì, apre la chiusura automatica della porta. Ah, ok. Va bene. Questa è la luce. È piccolino, ma... È non si preoccupi. Bella la chiusura automatica. Sì, è un po' bugato, non si preoccupi. Quindi, io le auguro una buona permanenza. Ecco, una Coca-Cola è benvenuta. Va bene, buona permanenza. Se vuole qualcosa, grazie. Basta chiamare. Ciao, Alexa. Ci ciao, tizio con gli occhiali con la faccia da schiaffi. Okay. Oh mio Dio, ma quindi. Quindi qui è tutta automatica. Quindi io potrei dire, ad esempio, non lo so, Alexa, apri la porta. Ok. Oh mio Dio, Alexa, chiudi la porta. Ok. No, che figata. Oh mio Dio, che ci sono pure le porte automatiche. È proprio auto. Tanto automatica. Mi spaventano. Forse è meglio che le chiudo io. Signore, ma c'è bisogno di fare così? Sono povero vecchiorello. Servizio in camera. Devo aprire la sua sudicia. Ok. Esca. Ma come? Esca. Ok. Okay. Questo hotel è tutto strano. Salve, ci vediamo quando ha finito. Piazzetto. Oddio, vabbè, pensavo ci fosse qualche macchina qui nel futuro per pulire le stanze, no? Ma mi sa che sta ancora piovendo. Ok, no, non ha smesso di piovere, sta ancora piovendo. E ora che faccio? Non so. Cosa? Salve. Ehi, ciao. Salve, ok. Ok, vedo che c'è molta gente intelligente in questo hotel. Va bene, Cosa? Questa è la mia camera, se non sbaglio. Dovrebbe essere la numero 100, sì. Perché c'era una ragazza qui dentro? Non lo so. Ma va bene, io direi anche di metterci un po' al computer. Oh mio Dio, che figata è questa, ragazzi. Siamo nel futuro! Oh mio Dio! E nel futuro c'è ancora gente che le salve. Ciao. Servizio in camera. Servizio in camera di cosa? Devo pulire il bagno. Ma non l'ha già pulito la persona? Chi? Era un vecchietto. Era un vecchietto, un personale. No, come? Sono io del personale. Salve. Ma no, ha già pulito. Era venuto un vecchietto. Ma sei tutta sporca? Ma come tutta sporca? Ehi, ancora tu! Ma tu non fai parte dell'hotel! Esci subito!
Così. Ah, cavolo, ho usato di nuovo il teletrasporto. Come il teletrasporto? Vabbè. Ma lei non conosce nulla di questo posto, mi scusi. Il teletrasporto è una cosa che hanno tutti. Ma come hanno tutti? Vabbè, vabbè. Grazie lo stesso, grazie. Arrivederci. Se ha altri problemi, mi chiami. Ok. Il telefono lì. Ok, dove un telefono? No, ah, ok, qui. Va bene, mi sorprendo che usano ancora i termosifoni nel 2040. Vabbè. Comunque, io direi di stare qui tranquilli e guardarci un po' di TV. Allora, vediamo, dov'è il telecomando? Scusi, dov'è il telecomando della TV? Aspetti che devo cercare un attimo nei cassetti. Ok. Tenga. Ah, ok, grazie. Prego. Ok, grazie Bill. Ok, grazie Bill. Vabbè, comunque, in fondo non posso stare nel futuro. Cioè, secondo me è tutto un piano di quel Fili. Devo tornare indietro nel passato. Non lo so, ma come faccio a tornare indietro nel passato? Magari... non lo so, magari... cerco su internet, questi qua sono così moderni. Vediamo se... allora, come tornare al passato? Nessun risultato trovato. Dicevamo. Allora, qui è un problema. Come farò a ritornare nella vita normale del passato? Che sciocco! Ma che domande sono queste? Oh, scusa, stavo ascoltando. Ma come forse non dovevo, sì, lo so, però era così interessante, sei così stupido. Salve, buongiorno. Buongiorno, ma è ovvio che devi tornare indietro nel passato con una macchina del tempo. Ma perché devi tornare indietro nel passato? Devo andare a visitare una persona nel passato, sì. Ma i viaggi nel tempo sono illegali. Ma come? Sì, perché se tu modifichi il passato, poi può succedere davvero un disastro. No, ma non devo modificare nessun passato, devo soltanto andare a dare un'occhiata a una vecchia roba. Beh, vedo che sei proprio un tipo illegale, forse non dovrei più parlarti. È un tuo amico quello? Praticamente sono stato mandato qui nel futuro per sbaglio e devo tornare al passato, ok? Capisce? Tu sei un tipo del passato? Perché tu sei così stupido? Ok, allora devi trovare una macchina del tempo. Ma, non si preoccupi, altri bug. Come dire, è molto difficile, a parte essere illegale. Quindi che cosa si fa? Sono fatti suoi, deve trovare c'è una macchina del tempo. Secondo lei nel futuro chi la può avere? Se qualcuno ti ha mandato qui? Quella persona? Io non lo conosco, quindi che cacchio ne so. Vabbè, allora chiederò a quella persona, sì. Ok, quindi io, buona giornata, noi due non ci siamo mai. Ok, lei grazie mille. Fili deve c'entrare qualcosa, c'entra qualcosa per forza in tutto questo. Non lo so, Fili magari mi senti, Fili mi senti? Ok, no, Fili non c'è. Vabbè, sarà stata un'illusione. Vabbè, saranno soltanto illusioni. Io mi metto un po' a dormire a letto perché sono anche un po' stanco oggi. Quindi per domani cercherò il laboratorio dove, insomma, Fili lavora. Penso abbia un laboratorio, tutti ce l'hanno un laboratorio. Tutti licenziati almeno, senti il rumore, va bene. E niente, quindi buonanotte in questo... letto bellissimo, penso. Va bene. Buonanotte. Buonanotte. Oh mio Dio. Va bene. Allora spegniamo le luci. Buonanotte. Ok, sempre Alexa che dice buonanotte. Nulla, ci mettiamo a dormire. Ci vediamo domani. Perfetto, il cipetto dorme. Il tipo vuole andare nel passato, no? Bene, controllerò un po' i suoi dati, vedremo cosa farà. Ok, questo tipo è attivo da
20 anni fa? Beh, posso localizzare una macchina del tempo. Tanto dovrei essere facile. Ok, trovata. È 50 metri da qua. Wow, qualcuno sta facendo cose illegali. Beh, gli lascio il biglietto che si trova 50 metri più lì. Almeno aiuto questo piacente.